Ciao Marco, buonasera. Buonasera a voi. Amore mio, sembra una dedica, invece è la tua pizzeria, Marco. Eh sì, è la mia pizzeria, abbiamo scelto questo nome che diciamo richiama un po' il romanticismo per far sentire un po' tutti a casa, perché l'amore più che altro si trova nelle case, tra la famiglia e tutto il resto. Senti, qui siamo località Catena, Quarrata, una strada transitata in una zona anche insomma, interessante anche da un punto di vista enogastronomico. Te ti sei specializzato pizze, però anche taglieri, salumi, affettati. Poi la cosa che mi ha colpito, una scelta particolare, hai una cantina vastissima, però di birre. Sì, abbiamo solo birre artigianali e cerchiamo di scegliere tra i migliori birrifici artigianali anche toscani, e cerchiamo di consigliare la gente e far scoprire queste birre che sono buone. Ecco perché abbiamo anche delle birrerie, dei birrifici artigianali toscani anche in zona. Sì, ci sono anche in zona e sono molto buone. Senti, invece questi taglieri, salumi, formaggi, qui andiamo proprio nel tipico toscano. Sì, qui si varia con i taglieri, abbiamo questi formaggi sia di zona, insomma cerchiamo di rimanere sul toscano e cerchiamo di accompagnarli tutti con delle salse che facciamo noi e consigliare i clienti in tutto questo. Sei aperto tutte le sere? Tutte le sere, tranne il martedì, siamo sempre aperti e niente, facciamo anche questi taglieri di salumi, sempre. Senti, e come pizze, che tipo di pizze vanno qui in zona? Ma senti, vanno un po' tutte, noi puntiamo anche tanto sul consiglio del cliente, poi consigliamo anche le pizze che insomma facciamo noi, la nostra pizza Amore Mio. Che Amore Mio, e sarebbe? È una pizza con funghi porcini, pancetta e olio tartufato. Ovviamente classico forno a legna. No, abbiamo un forno elettrico. Hai un forno elettrico? Forno elettrico, noi, sì. Quindi una scelta di mantenere la giusta croccantezza, temperatura, tecnologica. Sì, ecco, sì, perché bisogna dare un prodotto che sia di qualità e quindi anche nella pizzeria entra la tecnologia. Sì. Puntiamo anche tutto su quello, su appunto sulla temperatura e tutto il resto, ma soprattutto sulle materie prime. Cerchiamo di scegliere al meglio proprio il prodotto toscano, come il pomodoro, la farina, cerchiamo di rimanere proprio sul chilometro zero. Via. Ecco perché insomma c'è tante battaglie poi sui prodotti, su cosa va in tavola. Sì, ma poi alla fine si sente quello, se ne risente la qualità. Se poi proprio più che altro si vede anche, se il cliente ritorna vuol dire che è andato tutto bene. Sì. Se fa un sorriso e non lo rivediamo, la cosa dispiace, quindi cerchiamo sulla qualità di essere in transizione. Però a me mi hanno detto che i tuoi clienti ritornano. Per il momento sì, vogliamo non farli scappare. Senti, contenti. E poi avremo modo anche di vederti, di assaggiare i tuoi prodotti alla Toscana in Bocca, questo evento enogastronomico che lancia la provincia di Pistoia come centro anche in Toscana dell'enogastronomia. Sì, saremo presenti alla Toscana in Bocca e porteremo insomma una novità, inizieremo a fare la piada toscana con questi e i crostoni, porteremo sempre via la Toscana in Bocca. E qualche birra anche magari? Qualche birra, porteremo anche qualche birra, certo, nel limite. Perfetto, allora noi ti aspettiamo, ricordiamo che l'appuntamento è dal 24 al 27 di aprile a Pistoia, alla cattedrale, zona accanto alla biblioteca nuova, la zona diciamo recuperata della ex Breda. Sì. Ci saranno tanti tuoi colleghi, una bella offerta enogastronomica, tre giorni e mezzo per stare insieme in allegria. Che consigliamo a tutti. Benissimo. Ricordiamoci, Amore Mio, la pizzeria Catena. Ciao Marco e ciao. Grazie. Grazie a voi, buona serata.